Ragazze, bentornate sul canale. Sempre per la serie top del 2016, oggi voglio girare un video sui miei 5 top per quanto riguarda il beauty, per quanto riguarda soprattutto la cura del viso, perché ci sono stati dei prodotti, io appunto ne ho selezionati 5 che ho provato, che mi sono piaciuti molto e che quindi volevo un po' selezionarvi, cioè volevo un po' parlarvene, proprio perché sono stati dei prodotti che mi sono piaciuti molto. Sono dei prodotti che io ho applicato costantemente, diciamo, sul viso, quindi li ho provati, li ho testati un bel po' e quindi posso assolutamente parlarvene. Io prendo qui la mia serie di contenitori dove ci sono tutti i miei prodottini per il viso e quindi passo subito a parlarvi di questi prodotti. Un prodotto che io ho adorato, praticamente ho finito 5 confezioni, questa è la quinta confezione che ho finito, ma adesso ho comprato quella grande, è questa qui, l'acqua micellare della Enew, che è comunque un'acqua 3 in 1, adatta ad ogni tipo di pelle ed è uno struccante fantastico, uno dei pochi struccanti, cioè tranne questa, quella è la Nutra FX, non ho provato altri struccanti che hanno lo stesso effetto, uno dei pochi struccanti appunto che riescono a eliminare il big and netting. E per voi che usate il big and netting sapete di che cosa sto parlando. È uno struccante veramente veramente ottimo che strucca facilmente, non mi brucia gli occhi, quindi questo è stato veramente il mio top. Secondo prodotto che vi voglio fare vedere, sempre nello struccaggio, ma non solo, proprio per la cura del viso, questa qui, questa acqua tonica alle rose della Nutra FX. Questo ha un effetto veramente molto rilassante, molto comunque leggero sulla pelle, perché non è un prodotto che comunque è pesante sulla vostra pelle. Ed è un prodotto che a me è piaciuto molto. L'ho inserito nei top 2016, anche se in realtà la utilizzo da 2 mesetti circa, perché comunque è uscita da poco. Però è sicuramente un prodotto che utilizzerò tutto l'inverno, è un prodotto che mi è piaciuto molto. E come comunque acqua tonica, diciamo come tonico, io utilizzo di solito quello della Clear Skin, però soprattutto in estate, secondo me questa qui sarà un'acqua molto molto utilizzata perché comunque è molto più leggera e poi è veramente una coccola. Ecco, quello lì, il tonico della Clear Skin che mi piace molto, è un tonico che proprio è molto astringente, molto purificante. Questa è veramente una coccola, proprio serve a rilassare il viso dopo una giornata di stress oppure a darvi vigore per la giornata che dovrete affrontare. Terzo prodotto che voglio farvi vedere è questo qui, il siero delle Enew Ultimate, il siero Elisir a due fasi. A parte il pack che è meraviglioso, questo è un siero che praticamente voi spruzzate sulle dita, così in questo modo, escono due parti di prodotto, vedete la parte in gel e la parte in crema, lo mescolate e poi lo andate ad applicare su tutto il viso. In questo caso lo applico al collo che ho struccato. Si assorbe velocissimamente e porta la crema a un livello superiore. Quindi la crema praticamente, cioè la pelle comunque si sente subito rinfrescata, un odore, una profumazione ottima. E poi quello che vedo è che proprio aumenta il potere della crema. Ovviamente una crema bisogna provarla per un po' di mesi e quindi dire che rafforza il potere della crema, perché lo dico? Perché comunque io ho notato la differenza come pelle purificata. Adesso che è un po' che non lo metto e metto solo la crema, ho fatto appunto questa prova e ho visto che la pelle è un po' meno pura, un po' meno purificata, quindi comunque io lo trovo ottimo. Voi non vedete praticamente quanto l'ho usato e non lo so nemmeno io perché la confezione, praticamente qui c'è una patina, comunque la confezione rimane sempre così, ecco, non si vede il prodotto che scende. Infatti comunque il gel sarebbe stato trasparente, non è di questo dorato. Proprio perché è appunto una confezione che non si fa vedere, cioè non vede dove scende. Io ho provato a spostare questo coso, ma non riesco a spostarlo praticamente, non riesco ad aprirlo. Quindi non saprò mai quando l'avrò finito, forse dal peso. Però devo dirvi che comunque è un prodotto che veramente, credetemi, ho utilizzato tantissimo e l'ho conosciuto, mi è piaciuto molto. Al
L'altro prodotto assolutamente top è stato questa della linea Sun, è la lozione per il viso 50. Questa mi ha aiutato tantissimo perché io non mi sono scottata per il primo anno il viso, non l'ho applicata ad ogni volta che andavo a mare, semplicemente perché io, o che mi esponevo al sole in estate, perché io ho una pelle abbastanza scura, quindi comunque non sento, cioè non mi brucio spesso, però gli altri anni senza una protezione adeguata per il viso mi sono sempre bruciata. Questa confezione tra l'altro la sto utilizzando anche in inverno perché quando esco durante il giorno mi protegge anche dal freddo oltre che dal sole, anche quando si va in montagna il sole è molto forte e quindi comunque io ho capito che è importante secondo me andare diciamo a proteggere la pelle del viso anche durante la stagione invernale, autunnale, primaverile che sia e non solo quando si va a mare. Quindi comunque questa è stata una scoperta, un prodotto che io utilizzerò assolutamente sempre e quindi mi piaceva comunque segnalarvelo. Altro prodotto comunque che ho scoperto quest'anno è questo olio per il viso della Nutra FX. Questo non è molto consumato perché per un po' di tempo ho staccato con questo prodotto, ma è un prodotto che mi piace molto utilizzare la sera. Io la sera cosa faccio? Prendo praticamente questo prodotto, che vedete è il contagoccio, è una cosa bellissima, metto qualche goccia di olio sulle mani, vedete, diventano tutte oleose e lo spargo sul viso, in questo caso sul collo per non perdere praticamente il prodotto perché ho il viso ancora da struccare, lo passo, come vedete si va a cioè si è già comunque assorbito, rimane un pochettino sulla pelle e l'effetto che ho praticamente il giorno dopo è quello di un viso assolutamente praticamente idratatissimo, cioè io mi sveglio con il viso molto molto idratato, adesso lo levo perché sulle mani mi dà un po' di fastidio, il viso idratatissimo, molto molto idratato e quindi una coccola per il viso durante la notte veramente bella. Quando io sono a casa e non devo uscire eccetera, lo metto la sera, proprio mi strucco, lo metto e poi sto durante la sera. Non mi dà particolarmente fastidio, non dovete eccedere, nel senso che una, massimo due gocce vanno benissimo, almeno per il mio viso, scusate, almeno per il mio viso che è comunque abbastanza grasso in alcune zone, perché ad esempio ho delle zone un po' grasse, quindi non esagerate troppo, però secondo me è una manna per le pelli secche. Niente ragazze, questi sono stati i miei top 5 per il beauty, cioè le scoperte, i prodotti che mi sentivo di consigliarvi magari perché io mi sono trovata abbastanza bene in questo 2016 e quindi niente ragazze, fatemi sapere quali sono i vostri top 5 beauty. Io vi mando un bacione, buon anno e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!